4 sconfitte tutte a Sant'Antimo. Gli azzurrini in casa hanno ottenuto 14 punti sui 30 disponibili. Suona tutta un'altra musica il rendimento in trasferta, dove il Napoli ha portato a casa 18 dei 32 punti conquistati complessivamente. Completa il quadro dell'analisi dei dati l'assenza di vittorie nelle gare contro le prime 7 realtà della classifica, dove sono arrivati 4 pareggi e 4 sconfitte. Questi numeri raccontano le difficoltà degli azzurrini nel produrre gioco quando sono chiamati a fare la partita contro avversari di buon livello. A Sant'Antimo quest'oggi è passato il Palermo, che con questo successo raggiunge l'Under 15 azzurra al secondo posto, conquistando anche il vantaggio negli scontri diretti. La prima palla gol è del Napoli. Al terzo Otello conclude al volo sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il rimbalzo rende insidioso il tiro che si spegne di poco a lato. Al 12esimo, al primo tiro in porta, il Palermo va in vantaggio. Traversone di Lipari che taglia la difesa azzurra. Il napoletano Mazzola, cresciuto nel Marano Calcio, è il più lesto di tutti e di sinistro batte Mancino. Il Napoli prova subito a reagire. Al 14esimo è ancora protagonista Tello, che subisce l'entrata vigorosa di Naka Romaric, ma per l'arbitro Ambrosino l'intervento non merita l'assegnazione del calcio di rigore. Al 16esimo Cioffi mette paura al Palermo su punizione. La traiettoria è indirizzata sotto l'incrocio dei pali. Ruggero risponde con una grande parata. Al 17esimo si rivedono i rosanero dalle parti di Mancino. Il Palermo spreca una clamorosa occasione per il raddoppio. Il retropassaggio errato di Tello consente a Da Graca di involarsi verso l'area del Napoli. L'attaccante rosanero potrebbe servire Buttigè tutto solo e invece va al tiro respinto da Mancino. Al 21esimo risponde il Napoli. Vaccaro si libera degli avversari sulla sinistra e va al cross. Barruffo, completamente indisturbato sul secondo palo, spedisce il pallone alto sopra la traversa. Al 26esimo il Palermo è nuovamente pericoloso. Da Graca serve nello spazio Buttigè, che spedisce a lato la sua conclusione in diagonale. Al 30esimo è Prestiani ad avere la palla del raddoppio, ma il suo tiro su assist di Buttigè è debole e termina tra le braccia di Mancino. Al 32esimo il Napoli si rende pericoloso ancora sugli sviluppi di una palla inattiva. Calcio di punizione di Barruffo, sul secondo palo attacca la porta Parisi, che in scivolata però non arriva sul pallone. Al 36esimo Mazzola spreca la palla gol più importante per andare sullo 0-2. Lancio di Lipari per Da Graca, la sua conclusione è respinta da Mancino. Lo stesso numero 11 rosanero serve Buttigè, che mette Mazzola a tu per tu con il portiere azzurro, ma il numero 7 del Palermo stavolta calcia al lato. Ad inizio ripresa Mazzola è graziato dall'arbitro, che non gli assegna il secondo cartellino giallo di giornata. Mister Tumminia comprende il rischio e lo sostituisce con Mustacciolo. La partita è aperta e vissuta a ritmi alti. Al nono Vaccaro, in area di rigore, non riesce a trovare lo spazio per calciare a rete. Sul capovolgimento di fronte, Mustacciolo verticalizza per Buttigè, provvidenziale l'intervento di Parisi a protezione dell'uscita di Mancino. Al decimo Prestiani prova a sorprendere Mancino su punizione, ma il portiere azzurro è attento e respinge la conclusione del numero 10 rosanero sul primo palo. È una partita vibrante, tanti botte e risposta. All'undicesimo triangolazione tra Carbone e Cioffi, il cui tiro al volo deviato è diretto sotto l'incrocio dei pali. È fantastico l'intervento di Ruggiero, che spedisce il pallone in corner. Al 13esimo è la traversa a dire no al Palermo. Il protagonista è Prestiani, con un gran tiro dalla distanza che sbatte sul legno a Mancino battuto. Al 18esimo è D'Agostino ad avere la palla del possibile 1-1. Punizione dalla mediana. Sul secondo palo s'avventa l'esterno offensivo classe 2003, la cui conclusione termina alta sopra la traversa. Al 23esimo di Dio ferma della pietra, che nel contatto cade a terra. L'arbitro decide d'ammonire per simulazione l'attaccante azzurro.
Al 33esimo il Palermo è ancora una volta pericoloso. Piazza Valcross, stacca da Graca, blocca Mancino. L'assalto finale del Napoli non è produttivo. L'unico spunto arriva al 38esimo. D'Agostino apre sulla destra per Padolino, che realizza un cross teso respinto da Ruggiero. Nulla da fare per gli azzurrini. Finisce 1-0 per il Palermo. Il Napoli, ancora imbattuto in trasferta, proverà a riscattarsi giovedì sul campo della Roma.